Radio Radicale, siamo in collegamento con Gero Grassi, che è stato deputato nella XVII legislatura e vicepresidente del gruppo del Partito Democratico e tra i proponenti della seconda commissione d'inchiesta sul rapimento, l'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta. Facciamo questa intervista con Gero Grassi per parlare di un caso che ha riguardato l'ultima relazione della commissione Moro Bis, che ha riguardato una giornalista tedesca, Birgit M. Kratz, che lavorava per alcune autorevoli testate tedesche per la ZDF e che conosceva molto bene il mondo politico. La commissione d'inchiesta si è soffermata sulla palazzina di Via Massimi, che era stata indicata, insomma, come un possibile covo delle Brigate Rosse, dove sarebbe stato tenuto Aldo Moro subito dopo il rapimento in via Fani. Via Massimi si trova non molto lontano da via Fani, nel quartiere Trionfale a Roma. E la Kratz ha contestato quello che si era scritto nella commissione, in una delle relazioni della commissione, in quanto si è stata definita come affiliata al movimento estremista 2 giugno e compagna di Franco Piperno. Nella relazione non veniva specificata in che periodo era stata compagna di Franco Piperno. Noi, come sapete, abbiamo ascoltato Birgit Kratz. L'onorevole Gero Grassi ha potuto ascoltare questa intervista e volevamo chiederle, onorevole Grassi, insomma, com'era nata questa parte della relazione su Via Massimi e soprattutto come ha preso poi della smentita della signora Kratz, che è risultata del tutto estranea a questa vicenda. Buongiorno, io voglio fare una premessa. Io non conosco la signora Birgit Kratz, ho ascoltato la sua intervista e do per scontato che quello che lei ha dichiarato è vero ed è in perfetta buona fede. Credo però che vadano ristabiliti alcuni termini. Noi come Commissione abbiamo saputo in questa vicenda che riguardava la Kratz da nostri consulenti, magistrati e forze dell'ordine. Abbiamo inserito nella relazione quello che ci avevano detto i consulenti. La relazione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e all'unanimità dal Parlamento con un solo astenuto. Questo il 13 dicembre 2017. Dopodiché il Parlamento si è sciolto, molti di noi non sono stati ricandidati, altri non si sono ricandidati, io sono uno di quelli che non si è ricandidato. Il 22 marzo si è insediato il nuovo Parlamento. Quindi noi, come Commissione d'inchiesta, non sappiamo più nulla. Sentito che la Kratz ha scritto alla Commissione, sarà vero, è vero, ma noi non abbiamo più saputo niente. Per noi fa fede quello che ha approvato il Parlamento, che io oggi dico è sbagliato. Dopo alcuni mesi, forse anche un anno, abbiamo appreso casualmente dalle agenzie di stampa, perché il Presidente Fioroni l'ha dichiarato, che la signora Kratz aveva fatto una specificazione mandata in commissione dicendo che non era vero e che, siccome i lavori della commissione erano chiusi, il presidente Fioroni ha preso questa notifica e l'ha allegata agli atti. Detto questo, io non ho nessuna difficoltà a dire che la classe ha ragione, ma mi sembra strano che io sia presunto colpevole di questa cosa, perché la relazione l'ha scritta la Commissione, l'ha approvata il Parlamento. Io, quando ho citato in pochissime occasioni la vicenda Kratz, l'ho citata perché sarà scritta nella relazione approvata dal Parlamento, tant'è che l'ho citata tra virgolette. Se sta scritto là, oggi non la citerei più perché prendo atto di quello che ha detto
finisce la vicenda. Se noi abbiamo commesso un errore sulla sua vicenda, c'è stata da parte dei consulenti un'indicazione precisa che noi abbiamo fatto nostra, come abbiamo fatto nostre una serie di indicazioni. A lavori conclusi sappiamo che se è una smentita ne prendiamo atto, ma non possiamo modificare la relazione approvata dal Parlamento. Tant'è che Fioroni giustamente ha allegato la smentita agli atti a commissione cessata. Chiuso l'argomento. Certo. Quindi non ho nessuna difficoltà a dire alla signora Kratz: se la commissione ha sbagliato le chiediamo scusa. Sì. Ma la commissione ha sbagliato. Certo, senta, allora nella relazione c'è scritto sia in parte, io le cito il virgolettato che ho ripreso dalla relazione, si è in particolare riscontrato che in quelle palazzine riferite a Via Massimi abitava la giornalista tedesca Birgit Kratz, già attiva nel movimento estremista 2 giugno e compagna di Franco Piper. Oh, ecco, allora, se i consulenti vi hanno detto, vi hanno dato questo... Non è che ci hanno dato delle notizie inventate. No, ma ecco, sì, ecco, ma lei le hanno fatto vedere dei documenti, perché nell'intervista che abbiamo fatto ieri... Stiamo parlando di una vicenda che risale alla primavera estate 2017, sono passati 3 anni e mezzo, è difficile che io possa ricordare di averli visti. Certo, è tutto quello che sta scritto nella relazione è depositato agli atti e c'è la documentazione. La documentazione è sbagliata, prendiamo atto. Sì. Nessuno si è inventato niente, nemmeno i consulenti. Sì, allora la commissione Moro Bis ha pubblicato, come aveva fatto la prima commissione Moro, anche i faldoni della documentazione o sono in corso di pubblicazione? Nel senso... No, guardi, noi non abbiamo pubblicato nulla perché noi abbiamo cessato il mandato. Ho capito. Noi abbiamo pubblicato la relazione. Ho capito. E depositato tutti gli atti che sono pubblici ormai. Sì. Per cui si possono vedere. Certo, lei che però diciamo conosce molto bene gli archivi parlamentari perché ha studiato il caso Moro, sì. Avrà saputo che poi nella legislatura successiva alla prima commissione Moro sono stati non via. È stato fatto in questa occasione. In questa occasione non è stato fatto. Allora, sì, ecco, sì, si fa. Sì, lo so, però allora, sa se il... A me non risulta che sia stato fatto. Oh, sa se gli uffici dell'archivio della Camera lo faranno secondo lei? È opportuno? Guardi, non può chiedere a me queste cose, io sono un ex deputato, come faccio a interpretare quello che vorranno? A me dovrebbe chiedere un'altra cosa. Fatta salva la perfetta buona fede della signora Kratz e nostra, la cosa strana in questa vicenda non è che la Kratz si arrabbi, ha ragione. La cosa strana è che c'è gente, ci sono persone che da anni si impegnano a non far emergere la verità su Moro. Quello della Kratz è stato un errore, ma il problema principale, chiesto scusa alla signora Kratz, è Via Massimi, del quale nessuno parla, dove ci sono 2 persone che hanno dichiarato loro di aver tenuto Gallinari nascosto lì con le armi. E via Massimi è una palazzina dello Yor. Fatti salvi gli errori che pure ci possono essere, io credo che il tema centrale sia questo e sia quello di alcuni che sono impegnati da anni a far emergere gli errori, ma non la verità. E ci sono alcuni di questi che mi insultano tutti i giorni e mi hanno insultato per tutto il periodo della commissione e continuano a farlo. Ora io non ho commesso nessun reato, cioè qua sembra che il brigatista sia io. Ma ragazzi, possiamo aver sbagliato qualche cosa, per carità, è perfetta con la fede, chiediamo scusa. Ma Moro non l'abbiamo rapito noi e non l'abbiamo ucciso noi. Sì, e tra quelli che si comportano così ci sono anche degli ex brigatisti. Allora io dico, ma santo cielo, la Kratz ha ragione, nessuno gliela nega. La relazione approvata dal Parlamento contiene questo errore, va bene, ma vogliamo discutere di chi ha rapito e ucciso Moro o dobbiamo discutere soltanto degli errori che abbiamo fatto? No, non dico no, questo. Io non lo sto dicendo, no, non lo sto certo. dicendo né
a Palazzolo, che è un giornalista serio, né a Radio Radicale, che ha sempre seguito con molta serietà i lavori della Commissione. Lo dico a terzi, lo dico a quelli che si impegnano per offuscare la verità, a quelli che non parlano di amarsimi, ma che stanno a trovare l'errore, che pure c'è stato nel caso di specie, perché se la signora dice così, io non mi dico. Certo. Senta, ma cosa è stato accertato giudiziariamente del caso di Via Massimi? Allora, è accertato che Moro fosse tenuto lì? È stato accertato dalla Commissione che lì c'era un cubo delle Brigate Rosse. È stato accertato che lì c'è stato un brigatista tenuto nascosto da due persone che non hanno mai fatto un giorno di carcere, e l'hanno detto loro che hanno tenuto Gallinari nascosto. È stato accertato che in quel posto ci andava Morucci, ci andava Piperno, ci andava Faranda. È stato accertato che molto probabilmente, in seguito ad alcuni articoli, ad alcune relazioni, ad alcune indagini e ad alcune indicazioni emerse all'epoca del rapimento, quella potrebbe, e sottolineo potrebbe, essere stata la vera prigione di Moro. Dopodiché, siccome il lavoro della Commissione non era compiuto, perché c'è stato lo ferimento del Parlamento, noi non abbiamo mai diffuso i due nomi che hanno tenuto nascosto Gallinari là, ai quali l'avevano chiesto Morucci e Faranda, non grazie a Palazzolo, di tenere nascosto Gallinari. Abbiamo mandato, come dice la legge, tutta la documentazione alla Procura della Repubblica di Roma. La palla non è più nelle nostre mani. Non so se mi sono spiegato. Sì, certo. Ma se quello fosse un covo molto frequentato da tante persone, questo è acclarato. Ho capito. Ci sono state altre denunce in merito a questa vicenda, oltre a quella della Graz, credo. Guardi, io della signora Graz non ho avuto nulla, e mi auguro che lei consideri che dovrebbe denunciare l'intero Parlamento, perché se io ho citato quell'episodio l'ho preso dalla relazione, che era un atto pubblico. Tutto quello che è stato scritto nella relazione è stato provato, ci possono essere gli errori, ma far passare la relazione, la commissione, come un atto di sovversione, e far passare alcuni brigatisti come i paladini della giustizia e la commissione come quelli che commettono reati, a me mi sembra sbagliato. Sì. Certo, ma siccome senza prevalga. Certo. No, ma siccome come credo tutti i componenti della commissione abbiamo approvato quella relazione, come abbiamo fatto in Parlamento, in perfetta buona fede, perché ci sono state delle relazioni che ci indicavano la Graz appartenente al gruppo 2 giugno. Se la Graz dice no, io ne prendo atto. Ho capito. Non ho nessuna vicenda personale verso una persona che rispetto e che non conosco. Certo. Senta, ma visto che la Commissione aveva gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ed essendo una Commissione bicamerale che aveva tutti i poteri di legge, ecco, se io in una relazione della Commissione trovo scritte delle cose, avrò anche, come si può dire, il diritto di... Ci mancherebbe altro. Cioè, quindi comunque gli atti di Fioroni, la sua smentita l'ha legata agli atti della Commissione. Se la Commissione fosse stata in vita quando lei ha scritto, e la Commissione quella cosa l'avrebbe cambiata, non lo poteva fare. Il Parlamento l'aveva approvato 3 mesi prima, e questo è il punto. Certo. E se noi avessimo avuto la smentita, l'avremmo ascoltata, l'avremmo udita, l'avremmo fatta interrogare, e avremmo cancellato quello che abbiamo scritto. Senta, la relazione del dicembre del 2017 è la relazione finale della Commissione? Possiamo definirla come relazione? È la relazione finale della Commissione approvata all'unanimità dal Parlamento con un astenuto soltanto. Senta, chi era l'astenuto?
un deputato sardo. Non si ricorda? Pili. Ho capito. Presidente della regione sarda. Ho capito. Senta, c'era anche nei giorni scorsi, era stata organizzata, credo, alla stampa estera, una conferenza stampa con la Grazia, che poi è saltata per quello che stiamo vivendo. Ed era, sarebbe andato anche un deputato che si chiama, un ex deputato, l'onorevole Lavagno. Lui aveva approvato la relazione? No, si è dato assente e non ero presente. Ho capito. Ma c'erano stati dei dissidi all'interno della commissione per l'approvazione della finale Ma della. guardi, nessun dissidio. L'onorevole Lavagni pubblicamente, gli atti sono pubblici, ha sempre avuto un atteggiamento agnostico nei confronti del lavoro della Commissione, è sempre stato scettico sulle conclusioni, ha sempre dichiarato che non condivideva una serie di cose e so che ha partecipato anche mi pare, a Parigi, perché è stato pubblicato ad un convegno con ex parlamentari di sinistra, mi pare anche qualche ex brigatista, ma tutto lecito. Lui dissentiva, era la linea del gruppo che io rappresentavo insieme a tanti altri, non era quella, tant'è che noi l'abbiamo votato tutti. Come Certo. siamo, eravamo in un partito democratico, Lavagno, che non era stato eletto dal Partito Democratico, era sopravvenuto, aveva il diritto di dissentire. Senta, la magistratura, dopo che avete chiuso il lavoro, che cosa ha fatto sul... Ho capito, non le è risultato più nulla, non c'è stato seguito, neanche con alcune cose che voi avevate detto. Noi non sappiamo più nulla di quello che è successo dopo. Ok, ho capito. Va bene, io la ringrazio, ci tenevo anche a sentire. Ringrazio te, ringrazio Radio Radicale, saluto con le scuse mie e della Commissione rispetto a un errore non voluto, della quale presa d'atto purtroppo non è stato possibile procedere perché i lavori erano chiusi. Ok. Tutto qua. Va bene, senta, io la ringrazio, mi ha fatto molto piacere risentirla perché insomma non ci vedevamo da un po' di tempo, perché insomma. Quando volete, grazie a voi per quello che fate. Va bene, ringrazio Gero Grassi che come ricordiamo è stato uno dei proponenti della commissione bis d'inchiesta parlamentare sul caso Moro ed era vicepresidente del gruppo parlamentare del PD nella scorsa legislatura. Grazie onorevole. Buona serata.